Occhio del deserto, dei mari, dell'inferno. Vi è uno strano pattern che segue questi occhi. Sono sempre tutti in luoghi molto differenti dagli altri. Quindi suppongo di dovermi chiedere una cosa. Che luogo non è esplorato? E beh, tra deserti e mari, credo che ci sia qualcosa che spunta fra tutti i luoghi che non ho esplorato. La savana, no, 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 che la savana è stata la prima che mi ha esplorato e non c'era nulla. Bensì, i luoghi freddi sono quelli che mi interessano. E quindi salve ragazzi e benvenuti. Quest'oggi andremo in luoghi veramente che mi faranno rabbrividire, non dalla paura, ma perché ci sarà letteralmente un freddo polare. Quel freddo sarà anche e soprattutto dovuto all'acqua. Quindi, per questa avventura che stiamo per affrontare, ho preparato qualcosa di speciale. Andiamo a prendere tutti questi materiali che ho preparato nella cassa di diamante e iniziamo a lavorarli. Questi materiali, non ve lo nasconderò, ci serviranno per esplorare questi luoghi freddi, perché quello che voglio andare a creare è un'imbarcazione. Quindi iniziamo lavorando il legno, dato che ci servirà assolutamente. Iniziamo creando la base. Semplice, semplice. Eccone qui una. Però è molto piccola. La dovremmo andare a potenziare. Quindi con altro legno e con del ferro abbiamo uno scafo più grande. Con uno scafo e basta, io mi metto in acqua e non mi muovo più. Cioè, quindi dobbiamo andare a creare qualcosa per poterci far muovere. Ed ecco che entra in gioco la lana, così da poter creare delle piccole vele. Queste tre unite ad altra lana e un altro po' di legname ci possono permettere di creare delle vele ancora più grandi. Quindi scafo grande, più vele grandi, più altro legno e dei barili. E avremmo una fantastica barca a vela. Ma non mi fermerò qui. Andrò a creare proprio fiero altri due scafi grandi, più altre due vele. E anche un'altra vela più grande. Per migliorare la barca attuale. Però, cosa manca una barca se non palle di cannone? Ma ovviamente, con le palle di cannone dovremmo creare i cannoni stessi. Boom! Sì, potrei sparare normalmente, ma no, ovviamente li utilizzeremo insieme a tutto il resto che abbiamo creato, più la barca a vela. Per ottenere una barca a vela militarizzata, insomma, pronta ad attaccare i suoi nemici. E quindi con questo galeone sono pronto a partire per i mari freddi, ma no, non ancora. Non possiamo mica partire qui, questo fiume purtroppo non è collegato al mare aperto. Quindi passiamo accanto alla nostra pizzeria, che è veramente diventata bellissima. Ho anche messo delle panchine, ho aggiunto delle finestre. La scorsa volta veramente ci ho lavorato un bel po', è venuta su una meraviglia. Comunque andiamo da uno dei nostri draghi e andiamo in una zona di mare aperto. Let's go! Dopo ti verrò a prendere, eh? Tanto qui dovrò lasciare la barca e tornare da te. Tranquillo, piccolino. E adesso mettiamo giù, magari un po' mi bagno i piedi per metterlo perché non vorrei che si incastri con la costa. E mettiamo giù. Oh! La mia piccola bellissima barchetta. Fantastica e pronta per le sue nuove esplorazioni. Non so veramente come far funzionare i cannoni in realtà, non è che. Diciamo che. Sì. Non ho mai sparato con un cannone, tranne poco fa quando ce l'avevo in mano, quindi magari me ne faccio uno per mano. È un po' in miniatura. Sarebbe stato bello se l'avessi potuto fare un po' più grande, ma guarda, mi va bene così. E allora, adesso che siamo in mare, prendiamo la nostra bussola della natura e andiamo a cercare qualche bioma freddo. Ok, sta indicando in quella direzione. Dai, almeno è sempre in mare aperto, quindi si spera che io riesca a raggiungere quel luogo con la mia barca e andiamo. Aiuto, aiuto, che cos'è? Lascia la mia barca in pace, maledetto! Oi, 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 oi. Ma che diavolo? Qualcosa di orripilante mi ha attaccato! Mi ha dato un cappello! What the fuck? Quando sono andato a esplorare il tempio non mi hanno attaccato mica. Appena mi faccio una barca, la iniziano ad attaccare come dei maledetti. Quelle barche sono più grandi della mia. Perché i villager sono così ricchi? Mi sembra di vedere qualcosa sott'acqua. Fra i villagers e le balene, da quel che sto vedendo, c'è proprio la zona che stavamo cercando. Le zone ghiacciate. Signori villager, che cosa sapete di queste. Ah, sono dei cartografi. Guardate, sono venuti alla ricerca di questo luogo per comprendere cosa vi è all'interno. Allora, credo di essere arrivato al punto che mi interessava. Le balene hanno spaccato il ghiaccio, siete delle maledette. Va bene, magari poi ci farò qualche chiacchierata con i villager, ma per ora sono qui. Non è che il ghiaccio semplicemente. Si rompe? Ho sentito un.
qualcuno suonare un corno. Comunque sembra che quelli arenati siano proprio dei pillagers che guardano malamente i villagers. Finalmente credo che sia arrivata l'occasione per me di poter utilizzare la mia Soul Glaive, anche se magari colpire dalla distanza non farebbe del male, soprattutto perché gli restituisco il favore. Signori pillagers, non vi dispiace se vi entro in casa, vero? Siete sempre così gentili con me, via! Ok, stavo mentendo palesemente. Adesso, per fortuna, la mia Soul Glaive è abbastanza potente. Li posso sterminare. Sembra che qui sopra non ci siano più. E mi sembra di sentire dei suoni di davillici, eccoli! Li hanno ingabbiati. Siete dei maledetti assassini! Ti rubo l'ascia e ti uccido l'amico. Ah, quanti amici che avevi! Mamma mia! Signori villaggi, vi salverò tutti. Cioè, quel che spero in realtà. Poi sono anche qui per rubare qualcosa. Un'esca. Guardate qui che fighi. Dei pesce. Oddio, l'aria. Sto iniziando ad aver paura. Dei pesce spina. Sono dei pirati. Hanno una sacca da pirata con un Jolly Roger. Ho ottenuto qualcosina, però tutto quasi inutile. Adesso questa qui è una zona fredda. Io prendo questa mia lanterna e mi dovrebbe tenere al caldo, al calduccio, dai. Cerco anche un po' in giro qualcosa che mi potrebbe tornare utile. Per esempio una pinna, ma non è quelle che mi posso indossare io, che tra l'altro stupidamente ho lasciato a casa. Ma è una pinna di un animale. Beh, ci potrei di sicuro creare qualcosa. Questi pillager potrebbero avere qualcosa che mi interessa effettivamente. Tipo questa torta. Non mi lamento mica delle torte, soprattutto le di zucca sono tra le più buone. Prendo tutto però dalla loro tesoreria. C'era addirittura una daga, non troppo forte, però sembra figa, me la prendo. È praticamente una daga da scippatore. Posso rubare meglio gli smeraldi ai pillager. Oh, un disco. Volevo dire, sarà meglio prima sbarazzarsi di tutti i nemici che si trovano qui e poi liberarli. Ok, li ho derubati. E non mi sento nemmeno in colpa. Hanno fatto del male ed è quel che si meritano. Ma aspetta un attimo. Uno di loro mi ha dato un corno. E sembra che non sia l'unico a suonarli, Continuo a sentirli. Mi domando chi è che stia facendo questi richiami e per cosa. Può essere usato per evocare qualcosa. Non so se sia buono o cattivo, ma conoscendo i pillager non può essere buono. Che cosa sono quelli? Pronto ad affrontarvi, Sperando che non si rompa il ghiaccio, perché veramente di sotto non ci vorrei finire. E grazie per i... per le urla. Non so nemmeno come definirle. Cosa sono? Vado in una zona un po' più aperta, magari anche... non sul ghiaccio, magari sulla neve, che sarebbe meglio. E vorrei provare a suonare questo corno. Ma dato che non so che cosa potrebbe portare, mi prendo una pozione di debolezza e una di rigenerazione che ho preparato. Quindi... oddio! Allora, amica mia, non c'ho nemmeno il mio scudo con me, però... ho risvegliato una creatura che si sta rigenerando. Via da me. Allora, pozione di rigenerazione, me la faccio per sicurezza, E poi una di debolezza, che ha colpito anche me, ma fa nulla. Mori! Muoia, signora! Muoia! Smetta di... Fantastico. Oh no, ha richiamato addirittura dei fantasmi. Via. Allora, vediamo. Mi ha dato una sacca del tesoro. Oh, che mi ha dato questo elmetto qui. Credo che mi possa permettere di respirare sott'acqua, dato che è bellissimo. Dato che ho un elmetto da sommozzatore, però di sicuro non mi proteggerà dal freddo. E poi in realtà il mio elmetto del Nether già fa molte cose, tra cui farmi respirare sott'acqua. No, mi ha dato un eco del cimitero delle navi. Ed è questo che mi fa sentire tutte questi richiami. Sono di navi che sono affondate, che non ce l'hanno fatta. Signor, mi lasci in pace. Va bene, ma la cosa più importante è questa chiave ghiacciata. Devo capire dove usarla. E magari proprio con questa chiave potrò trovare un tesoro che mi conduca a quello che sto cercando. Il motivo per cui sono venuto qui, ovvero uno dei 12 occhi. Allora, io da qui sopra vedo ghiaccio e... ancora ghiaccio. Vediamo, magari qui sulla nave riesco a capire. Nello scorso pomeriggio Capitan Cornelia è andata sul suolo del mare a ricerca di risorse. Ci sono delle voci che dicono che in realtà stesse cercando ancora qualcos'altro. Più di un giorno è passato da quando il capitano è andato giù. Lei ha indossato l'unica tuta da sommozzatore che avevamo, quindi non l'abbiamo potuto aiutare in nessun modo. E tra l'altro aveva la Master Key con lei. Mentre le nostre speranze svanivano,
una minaccia di ribellione cresceva. Ed ecco che probabilmente i pillagers hanno preso il controllo della nave e hanno intrappolato questi poveri villagers. E allora credo che sia arrivato il momento di liberarvi. Anche se sembra che a qualcuno non sia piaciuto, sentite, suppongo che ce la possiate far da soli. Prendo la mia nave e me ne vado da qui e vado ad avvisare questi villager che sono venuti in soccorso di quelli che sono sulla nave, e credo di poter estrapolare magari anche qualche informazione da loro. Sentite, uno di voi mi deve dire dove andare adesso. Ah, ok, certo. Il signor Villico cartografo qui mi ha aggiornato la mia bussola e mi ha indicato un luogo che potrebbe interessarmi. Un'altra zona come questa qui, completamente ghiacciata. Quindi prendiamo la mia nave ed iniziamo a navigare verso questa nuova zona. E quindi ho capito che il capitano Cornelia è stata soggiogata dal mare ed è diventata parte di esso, diventando un mostro che mi ha attaccato e ho sconfitto. Adesso devo semplicemente trovare il luogo indicatomi dal villager e dove poter utilizzare questa chiave. Bene, credo di essere quasi arrivato nella zona che mi è stata segnata, ma semplicemente adesso praticamente non riesco a proseguire, è pieno di ghiaccio, quindi mi sa che abbandono per un po' la mia barca. Quindi continuiamo a seguire la bussola nonostante ci siano un sacco di creature che, guarda, non vorrei vedere sotto le acque, quindi facciamo in fretta. Guarda lì che bello, è una struttura proprio quella che avevamo visto, ma sembra essere più grande e complicata. Probabilmente il capitano stava cercando un altro luogo dove poter creare un ulteriore avamposto, ma sembra che nel farlo non ce l'abbia fatta. Quindi il villager mi ha indicato proprio qui. Ok, credo di aver trovato. Arieccoli. E allora, che fare? Mi butto e basta? Non dovrei morire. Anche perché la mia armatura non me lo concede. Scusami, è qui sotto? Morirei congelato però. Magari se faccio in fretta, guarda qui. Ah, è vuoto in realtà, c'era un piccolo strato di ghiaccio. Bene. Lanterna, stai con me. Che adesso qui mi devo immergere ancora di più in questo luogo mega inquietante, tra l'altro. Salve, signore! Appena arrivato e vengo attaccato, mi sa... Anche loro danno gli echi del cimitero. Ok. Qui sotto c'è qualcosa di mostruoso che insieme a tutti quei versi non... mi stava guardando. Ovviamente le frecce non gli fanno nulla. Vediamo di scendere. Che cosa sei tu? Uso la mia Zweihander che l'ha fatto volare via. La mia Zweihander colpisce da lontano, quindi lo riesco a colpire anche da qui sopra. Qui sotto è pieno di pillagers, quei maledetti. Quindi probabilmente erano i villager quelli ammutinati che volevano fare del bene, invece i pillager erano tutto il resto. Che schifo. Ehi. Tra l'altro alcuni di loro sono proprio morti congelati in questo luogo. Va bene, io intanto prendo tutto. C'è uno specchio celestiale. Allora, oh, c'è addirittura... Diventano addirittura invisibili. Allora scaviamo nel ghiaccio e direi che devo proprio uccidere questa creatura, eh. Allora, che ne dici se le do qualche colpetto di Soul Glaive a lei? È abbastanza potente da spingermi via. Torni qui! Dove è andato? Dietro di me! E ok, è morto. Allora, una cosa è sicura. Io qui sto diventando extra ricco con tutto quello che sto trovando. Oh, guarda, ci sono molti luoghi nascosti qui. Probabilmente perché è la loro base segreta. Oh, oh! Un evocatore! Venga qui! Sono qui per l'occhio, non per tutte queste ricchezze, ma vabbè, in fondo non fanno mai male. Allora, salve a tutti! Per favore, ignoratemi pure, perché tanto siete morti. Sto solamente cercando di rubarvi ogni... In realtà no, non sto cercando di rubare niente, mi serve soltanto l'occhio che mi serve. Potreste collaborare, eh? Ok, non sembrano essere vogliosi di collaborare con me. Avete scelto voi. E qui sembra esserci un altro diario. Il diario di un povero uomo, forse lo stesso che era sulla nave. Magari è riuscito a tornare qui dopo l'ammutinamento. Praticamente anche qui sotto non erano al sicuro. Nonostante fossero protetti dalle intemperie esterne, e sono arrivate qui dentro quella creatura, quella anguilla. E perché è sopravvissuto e si è barricato, beh, è morto a causa del freddo. Oh, per di qua ci sono le scale. Credo di stare arrivando in una buona zona. Oh, guardate qui. Eccola, la cassa che mi interessava. Finalmente trovata. Ma che vi hanno fatto? Vi ho liberati, andate, siete liberi. In realtà li volevo prendere. E poi usciamo la chiave e utilizziamola. È sbloccata. Apriamo.
Oh! A quanto pare c'era del cibo che mi potrebbe rinvigorire. Un quadro, tanti tesori, tanti echi, una runa della tempesta, dei sacchetti del tesoro, una mela incantata d'oro, una mela normale, polvere astrale, un arco che guarda lascio qui e finalmente l'occhio freddo. Ce l'abbiamo! E inoltre questa runa sembra che dia danno aggiuntivo ad un'arma, quindi suppongo che la infonderò nella mia Zweihänder. Sembra che non funzioni. La infonderò nella Soul Glaive. Ok, oppure sembra che l'abbia infusa in entrambe, non so perché. Allora suppongo di potermene andare. Volevo semplicemente controllare qualcosina. Questo cappello fantastico. Sono un gentiluomo, guardatemi. E poi questo strano specchio. Se mi rifletto... what? Cosa? Sono sul mio letto. Nell'ultimo luogo che ho dormito? Mi significa questo? Però così ho perso la mia barca. In realtà non costava molto, me ne rifarò credo un'altra, sì. Questo specchio però mi tornerà utile per il futuro. Però dato che sono qui, c'è ancora una cosa che voglio provare. Questo disco musicale. Oh mio Dio. Sarebbe stato figo sentirlo mentre esploravo quella zona sotterranea, eh. Peccato che ormai la nostra avventura giornaliera è finita. E anzi, mettiamo qui dentro l'occhio. Ne mancano soltanto altri due. Il nostro eroe è veramente molto vicino dal compiere il suo compito. Quando avrà tutti e 12 gli occhi, avrà tutto ciò che gli serve per una prossima avventura. Ma per oggi è arrivato il momento di riposarsi.